Eccoci di nuovo insieme in diretta. Stavo chiacchierando a microfoni spenti con Fra Carlo Laborde in collegamento con noi da Pietrelcina perché oggi ricordiamo questa data importante, l'ordinazione di Padre Pio avvenuta proprio il 10 agosto del 1910. Pace e bene, Fra Carlo, ben trovato. Bene a tutti, faccio bene a tutti. Allora, che atmosfera si respira oggi a Pietrelcina? Immagino c'è aria di festa. Beh, sì, questa data è sempre una ricorrenza particolarmente importante per Pietrelcina, quindi giungono sempre pellegrini, un po', anche se questo è un periodo un po', diciamo, in cui la gente va più in villeggiatura, eccetera, ma arrivano delle famiglie, arrivano dei piccoli gruppi. E comunque c'è sempre questo evento che è sottolineato anche con delle celebrazioni particolari, delle iniziative particolari, perché indubbiamente l'ordinazione sacerdotale di Padre Pio è stato un momento importantissimo, diciamo, che ha segnato sia la sua vita personale, direi la vita della provincia, dell'ordine e della Chiesa tutta, insomma. Quindi è un momento molto significativo. Sì. Ecco, tu sei stato parroco diversi anni a Pietrelcina e questa mattina l'attuale parroco, Fra Daniele Moffa, sta accompagnando, come dire, un gruppo di pellegrini in questo cammino che da Pietrelcina porta a Benevento perché poi c'è la Santa Messa. Aiutaci a ripercorrere questo pellegrinaggio che appunto stanno facendo e poi che cosa avverrà nel Duomo di Benevento. Allora, questo è un pellegrinaggio che è nato ad iniziativa di un devoto di Padre Pio, un signore, adesso è deceduto, ma aveva 90 più anni, era entusiasta ed era quello che maggiormente promuoveva e, diciamo, entusiasmava per fare questo pellegrinaggio. Difatti si percorre un sentiero che non è la strada, diciamo, normale, ma è un sentiero di montagna, un sentiero di campagna, che pare Padre Pio abbia percorso su un carretto quando si recò a Benevento per ordinazione. Su questo carretto c'era la mamma, c'era Don Salvatore Pannullo, che era il parroco di Pietrelcina. Credo che c'era anche uno zio di Padre Pio, quindi pochissime persone che sono giunte lì al Duomo di Benevento, dove nella Cappella dei Priori Padre Pio fu ordinato sacerdote. Quindi questo pellegrinaggio che parte da qui da Pietrelcina, oggi è partito verso le 5 del mattino. A piedi, un po' faticoso, si giunge al Duomo di Benevento, dove l'arcivescovo, signor Felice Acrocca, attende i pellegrini per celebrare la messa proprio in questa cappella, dove c'è un ricordo proprio dell'ordinazione di Padre Pio, una scultura bronzea, un muro che ricorda questo evento accaduto proprio il 10 agosto 1910, quindi un momento molto bello, molto significativo che già da diversi anni si fa a ricordo dell'ordinazione di Padre Pio. Fra Carlo, a proposito di ordinazioni sacerdotali, oggi è festa anche a San Giovanni Rotondo, perché tu lo saprai molto bene, c'è lo 50° anniversario di ordinazione sacerdotale di Fra Francesco Savino e Fra Leone di Maggio. Insomma, che come dire, non hanno scelto una giornata a caso per No, diventare e appunto l'hanno sacerdoti. scelto sicuramente perché era anniversario dell'ordinazione di Padre Pio, quindi sono messi sulla stessa scia, direi. E purtroppo io non posso partecipare per impegni qui in parrocchia, però ho fatto già giungere loro i miei più sentiti auguri e preghiere, ecco, per questo evento così importante che sicuramente vedrà tanti confratelli, tante persone anche vicine a questi confratelli. Ecco, per un evento, una ricorrenza così significativa, 50 anni di sacerdozio, di servizio pastorale fecondo di tutti e due questi confratelli. I migliori auguri per tutti e due. Sono certa che questi auguri giungeranno proprio ai destinatari. Vorrei ricordare, perché in questa circostanza e in quella stessa data furono ordinati altri sacerdoti che purtroppo non ci sono più, tra cui Padre Giuseppe Pio Martin, che è stato molto vicino a Padre Pio e che fu ordinato insieme a questi confratelli, e Padre Giovanni Savino da San Giovanni Rotondo, che morì molto giovane all'età di 34 anni, anche lui è stato ordinato insieme a Padre Leone e a Padre Francesco, quindi sono dei confratelli che mancano,
però che sono rimasti sempre nel nostro cuore. Grazie anche per questo ricordo, Fra Carlo. Volevo chiederti oggi che significato ha, quanto è importante, che responsabilità avete voi come sacerdoti, come confratelli del Santo di Pietrelcina? Beh, è un'eredità che Padre Pio ovviamente ci ha lasciato, no? Di essere, in qualche modo la gente cerca in noi, in qualche modo un riflesso, se non altro, della santità o di Padre Pio, del suo impegno pastorale, della sua dedizione alle anime. Quindi la responsabilità sicuramente è molto grande, anche se noi ci sentiamo come delle formiche di fronte, ecco, una montagna, no? Che è Padre Pio. Ecco, però il Signore si serve, ecco, di creature umane limitate. Anche Padre Pio in fondo era limitato dal punto di vista umano. Sappiamo che aveva una salute malferma. Gli ultimi anni era stato proprio a Pietrelcina per motivi di salute. L'ordinazione le fu anticipata di qualche mese proprio perché si credeva che sarebbe morto da lì a poco. Padre Pio era molto, diciamo, debilitato nelle sue forze, aveva studiato gli ultimi anni in forma privata, quindi diciamo che il percorso formativo di Padre Pio è stato un po' lacunoso, se vogliamo, però Dio si è servito di lui e ha colmato tutte queste lacune umane con la sua grazia, che è stata straordinaria, no? Con carismi di cui il Signore ha arricchito Padre Pio per poter compiere una missione straordinaria, che è durata 50 e passa anni, i 52 anni di servizio pastorale a San Giovanni Rotondo, che hanno segnato profondamente la vita di tanti fedeli e continuano a segnare questa vita. Quindi, indubbiamente, il Signore si serve di povere creature, però dopo, come dice Paolo, noi portiamo un tesoro in vasi di Creta, no? I vasi di Creta, la nostra umanità povera, limitata, ma il tesoro è la grazia di Dio che si manifesta attraverso di noi, nonostante le nostre povere capacità, diciamo. Grazie per queste belle parole, Fra Carlo, grazie per essere stato con noi, per aver ricordato a noi, insieme a noi, l'ordinazione sacerdotale di Padre Pio da Pietrelcina, appunto 10 agosto del 1910. Poi il 14 agosto ricorderemo un'altra data Certo. altrettanto importante, giusto? Che è la prima messa. Bene, auguri a tutti. Auguri, auguri anche soprattutto a te in questa giornata e ai tuoi confratelli, lo ricordiamo, Fra Francesco Savino e Fra Leone Di Maggio. Grazie ancora a Fra Carlo, buona giornata e buon lavoro Arrivederci, a presto. per questo Arrivederci, arrivederci. sabato, immagino molto impegnativo a Pietrelcina, però sicuramente l'accoglienza dei pellegrini è qualcosa che i frati cappuccini hanno, come dire, proprio innato nel DNA.